Ci troviamo al laboratorio di microfabbricazione della Fondazione Bruno Kessler di Trento e parliamo con Maurizio Boscardin, responsabile del laboratorio. Perché siamo vestiti in questo modo? Questo modo di essere vestiti è una protezione, non tanto per noi, ma tanto per le fette e soprattutto per i dispositivi che noi facciamo. I dispositivi hanno parti estremamente piccole, dell'ordine di qualche micron, e quindi presenza di particelle, polvere, presenti nell'ambiente o polvere che si stacca dai nostri vestiti, potrebbe contaminare e quindi danneggiare il funzionamento di questi dispositivi. Che cosa succede in questo laboratorio? In questo laboratorio noi, partendo da fette di silicio, riusciamo a realizzare rivelatori, in particolare sensori, che riescono quindi a tradurre elementi fisici, chimici presenti nell'ambiente in segnali elettrici. Andiamo a fare un giro per il laboratorio insieme? Questa macchina ha un sistema automatico che prende con un braccetto la fetta e la porta all'interno di un sistema a vuoto, dove con un plasma con dei gas reattivi permette il verificarsi di processi che attaccano il silicio stesso. In questo laboratorio abbiamo due tecnologie per rimuovere degli strati deposti. In una adoperiamo degli acidi e in una adoperiamo dei plasmi. Con questo sistema depositiamo sulle fette di silicio dei metalli, in particolare usiamo alluminio e titanio. Questa è la zona dei forni. Partiamo da fette di silicio sulle quali noi depositiamo una serie di strati diversi di materiali. Una volta che il processo è terminato, il forno viene aperto, lasciato raffreddare e a questo punto le fette possono essere o caricate per un altro processo o scaricate per proseguire nella lavorazione. Dopo 3 mesi circa di lavorazione, noi siamo passati da una fetta di silicio non lavorata a questo oggetto, il rettangolo centrale, un rivelatore a microsiccia a doppia faccia, che una volta finito verrà testato elettricamente, tagliato, spedito al CERN di Ginevra, nel quale verrà montato su uno degli esperimenti
che saranno in corso tra qualche anno su LHC.